Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica corrisponde agli ultimi versetti del capitolo che Matteo dedica alle parabole del Regno dei Cieli. Il brano comprende tre parabole appena abbozzate e brevissime: quella del tesoro nascosto, quella della perla preziosa e quella della rete gettata in mare. Mi soffermo sulle prime due, nelle quali il Regno dei Cieli viene assimilato a due diverse realtà preziose, ossia il tesoro nel campo nascosto e la perla di grande valore. La reazione di colui che trova la perla o il tesoro è praticamente uguale. L'uomo e il mercante vendono tutto per acquistare ciò che ormai sta loro più a cuore. Con queste due similitudini, Gesù si propone di coinvolgerci nella costruzione del Regno dei Cieli, presentandone una caratteristica essenziale della vita cristiana, della vita del Regno dei Cieli. Aderiscono pienamente al Regno coloro che sono disposti a giocarsi tutto. Sono coraggiosi. Infatti, sia l'uomo sia il mercante delle due parabole vendono tutto quello che hanno, abbandonando così le loro sicurezze materiali. Da ciò si capisce che la costruzione del Regno esige non solo la grazia di Dio, ma anche la disponibilità attiva dell'uomo. Tutto lo fa la grazia, tutto. Da noi soltanto la disponibilità a riceverla, non la resistenza alla grazia. La grazia fa tutto, ma ci vuole la mia responsabilità, la mia disponibilità, e che è responsabile di questo. I gesti di quell'uomo e del mercante che vanno in cerca, privandosi dei propri beni per comprare realtà più preziose, sono gesti decisi, sono gesti radicali, soltanto direi di andata, non di andata e ritorno, sono gesti di andata. E per di più compiuti con gioia, perché entrambi hanno trovato il tesoro. Siamo chiamati ad assumere l'atteggiamento di questi due personaggi evangelici, diventando anche noi cercatori sanamente inquieti del Regno dei Cieli. Si tratta di abbandonare il fardello pesante delle nostre sicurezze mondane, che ci impediscono la ricerca e la costruzione del Regno, la bramosia di possedere, la sete di guadagno e di potere, il pensare solo a noi stessi. Ai nostri giorni, tutti lo sappiamo, la vita di alcuni può risultare mediocre e spenta perché probabilmente non sono andati alla ricerca di un vero tesoro. Si sono accontentati di cose attraenti ma effimere, di bagliori illucinanti ma illusori, perché lasciano poi al buio. Invece la luce del Regno non è fuoco di artificio, è luce. Il fuoco d'artificio dura soltanto un istante. La luce del Regno ti accompagna tutta la vita. Il Regno dei Cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo. È il contrario di una vita banale. Esso è un tesoro che rinnova la vita tutti i giorni e la dilata verso orizzonti più vasti. Infatti, chi ha trovato questo tesoro ha un cuore creativo e cercatore,
che non ripete ma inventa, tracciando e percorrendo strade nuove che ci portano ad amare Dio, ad amare gli altri, ad amare veramente noi stessi. Il segno di coloro che camminano su questa strada del regno è la creatività, sempre cercando di più. E la creatività è quella che prende la vita e dà la vita, e dà, e dà, e dà. Sempre cerca tanti modi diversi di dare la vita. Gesù, lui che è il tesoro nascosto e la perla di grande valore, non può che suscitare la gioia, tutta la gioia del mondo, la gioia di scoprire un senso per la propria vita, la gioia di sentirla impegnata nell'avventura della santità. La Vergine Santa ci aiuti a ricercare ogni giorno il tesoro dei regni dei cieli, affinché nelle nostre parole e nei nostri gesti si manifesti l'amore che Dio ci ha donato mediante Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et fiduciam promissionibus Christi. Grazie a Tu, Anquessum Domine, mentibus nostri si infunde, che Angelo Annunziante, Cristi Fili Tu, Incarnazione Cognovim, per Passione Meius et Crucem, a Resurrezione in Gloriam perducamur, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli. Usate la fantasia dell'amore. Fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è importante l'unione, il collegamento con le vostre radici.
quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che ha di sotterrato, dice un poeta della mia patria. Per questo vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti. Ho appreso che un nuovo cessate il fuoco riguardante l'area del Donbass è stato recentemente deciso a Minsk dai membri del gruppo di contatto trilaterale. Mentre ringrazio per questo segno di buona volontà volto a riportare la tanto desiderata pace in quella martoriata regione, prego perché quanto concordato sia finalmente messo in pratica, anche attraverso un effettivo processo di disarmo e di rimozione delle mine. Solo così si potrà ricostruire la fiducia e porre le premesse per riconciliazione tanto necessaria e tanto attesa della popolazione. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto i fedeli di Franca, Brasile. C'è la bandiera lì. I giovani dell'Archidiocesi di Modena Nonantola e quelli della parrocchia di Santo Fabiano e Venanzio di Roma. Questi sono rumorosi, si fanno sentire. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.